Molto bene, então temos aqui nossa tabela, como sempre, e agora vamos balancear. Vamos fazer primeiramente um creme e depois faremos um sorbet. Vamos fazer aquele que na Itália é chamado de zabaione. O zabaione é, podemos dizer, um doce típico italiano, onde si prepara há séculos. Praticamente è una mistura di gemma di uovo, vino marsala e un poco di zucchero. Si cucina a bagnomaria, no? E questo dolce tipico viene se creme un poco spesso, perché quando cuciniamo a bagnomaria coagulan e non dà questa textura un poco particolare. Ok? Allora, essendo un creme, come sempre, collocheremo come primo ingredienti o leici. Allora, diciamo no a che la regola che generalmente si usa 600 grammi di leici, in questo caso non vale, non è una regola certa. También, per esempio, si va a fare un creme di cerveja, oggi vedremo che, basato sul nostro calcolo, potremo collocare a te 300 grammi di cerveja per chilo, dipendendo dal volume alcolico, ovviamente. Então, o leite, obviamente, no, sabemos que temos que baixar. Baseado em que? Mais será baixo o volume alcoólico da bebida que vamos colocar, menos leite colocaremos. Mais será alto, por exemplo, se vou fazer um creme de rum, rum com passas, ok? Que acontece? Que o leite pode ficar mais ou menos naquela... naquela quantidade di 60 grammi, perché molto volume alcolico automaticamente non potremo collocare una quantità di rum molto alta. Allora, leici, io collocarei, in questo caso particolare, comincerei con 400 grammi di leici, ok? Perché vamo a collocare vino marsala, perché il zabaione tem esse vino particolare do sul da Italia. Possiamo trocare con altra cosa? Non consiglio, in questo caso io sono molto tradizionalista, ma se vuoi fare uno zabaione con vino porto, per esempio, c'è anche il vino spagnolo, Malaga Virgen, che è un vino ben parecido, è più parecido a Malaga Virgen o Marsala che a vino porto. Il vino porto ha un retrogusto un po' a cereja, quando... vino Marsala e Malaga Virgen si parece molto mais, ok? Allora, leici 400 grammi, vamos ver nossos valores, no? Come sempre, la lactosi do leici, vamos calcolare una colonna da lactosi, mesmo che un azúcar, 5%, então 20 grammi, gordura 3,5 darà 14 grammi di gordura, 14 in proteínas, solidus differenti, nada, solidus totais, 48, po' di pack, sempre baseato la quantità di zucchero, in questo caso di lactosi, 16% di vinci da 3,2, collocaremo 3, e potere anticongelanti uguale al peso degli. Allora, un consiglio, quando vamos a fare questo tipo di sorvegli, vedremo che il potere addossanti terá que ser um pouco mais baixo, ou seja, esse sorvete não será tão doce, tampouco tem que ser pouco doce, porque senão depois não tem sabor nenhum. Por quê? Porque mais baixo colocaremos o poder adoçante, mais álcool a gente poderá colocar dentro desse sorvete. Mais álcool, mais sabor a, por exemplo, nesse caso, a vinho. Ok? Agora, normalmente a gente coloca come secondo ingrediente o come primo ingrediente, no? A volte primo il sapore e poi il leite, a volte il leite, il sapore muda poco, ma in questo caso a gente dovrebbe collocare il sapore. Qual è il sapore? Il vino marsala? No, nei casi di sorvegli alcolici, a parte alcolica, vedremo che si colloca no final da receitas.